La Regione Abruzzo ha messo a disposizione 4.200.000 euro per la prevenzione del rischio sismico nei comuni di Sulmona ed Avezzano. I contributi riservati ai residenti vanno dai 100 euro al metro quadro per il rinforzo, massimo 20.000 euro a richiesta, ai 150 euro a metro quadro per il miglioramento, massimo 30.000 euro, fino ai 200 euro a metro quadro per demolizione e ricostruzione, per un massimo di 40.000 euro. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Sulmona l'assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliante e il sindaco del capoluogo Peligno Peppino Ranalli. Assessore, allora, un fondo importante per garantire un'adeguata prevenzione sismica. Per cominciare a garantire una prevenzione sismica, due città, Avezzano e Sulmona, che sono tra le maggiori a rischio secondo le indicazioni che vengono dagli studi del Dipartimento. Sono una quota parte del finanziamento e nel caso specifico riguarda gli edifici privati e ci sono una serie di caratteristiche che dovranno essere valutate, previste nel bando che il sindaco della città di Sulmona presto licenzierà, per la quale alcuni cittadini potranno chiedere di avere dei fondi che a secondo del tipo di intervento che decidono di fare possono variare da 20.000, 30.000, 40.000 euro. Sindaco, un'occasione che il comune di Sulmona ha colto al volo. Colto al volo nel senso che abbiamo sollecitato l'assessore Giuliante già da diverso tempo negli interventi sul nostro territorio per quanto riguarda la prevenzione del rischio sismico. Devo dire che c'è stata una buona risposta. I criteri di accesso saranno specificati in un bando. Si darà la priorità al grado di danneggiamento, alla vetustà e alla vicinanza dell'immobile alle vie di fuga indicate nel piano di evacuazione della Protezione Civile. Noi ci metteremo immediatamente in contatto con gli uffici regionali per avviare questo bando qui in comune e dare la possibilità ai privati di intervenire su tre linee per quanto riguarda la prevenzione del rischio sismico, quindi rafforzamento delle strutture, potenziamento delle infrastrutture e quindi delle nostre abitazioni, oppure abbattimento e ricostruzione. Sono previsti degli investimenti importanti, non possiamo perdere questa attività per cercare di mettere in sicurezza la nostra città e le nostre case. Per quanto riguarda invece la microzonizzazione? Sì, stiamo spingendo con l'università al fine della riconsegna dello studio che era prevista per la fine di agosto. Abbiamo scritto una lettera di sollecito, ho chiesto oggi all'assessore Giuliano di intervenire perché lo strumento della microzonizzazione è importante sia per quanto riguarda l'avvio delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per la legge sulla casa, e quindi attendiamo con ansia questa relazione e questo strumento.